Zappa diceva sempre che nessuno suona il basso per scelta e tutti i bassisti non sono altro che chitarristi falliti passati al basso dopo una riunione in garage fra componenti di band tredicenni. E questo è anche il mio caso. Sono Emanuele Sterbini e suono il basso. Io ho imparato a suonare la chitarra a 13 anni, grazie a mio padre che ha cercato di insegnarmi gli accordi e tutti i passaggi fondamentali con la chitarra. Ed è con lui, seguendolo a casa mentre lui suonava tutti i classici dei Beatles, delle Zeppelin, i classici italiani, seguendo gli spartiti, andandogli appresso con la chitarra, che cominciavo a fare le cose del basso con la chitarra. E sono state tutte queste ore, perché praticamente ogni giorno stavamo 3-4 ore a suonare insieme. E quelle sono state ore fondamentali in cui ho imparato a sviluppare l'orecchio, ovvero la capacità di poter seguire un'armonia, una melodia, anche semplicemente cercando di capire dove va a parare un certo suono. Mio padre mi accompagnò al negozio di dischi per comprarmi il basso, un Washburn che pagò 450.000 lire nel 1996. E fino all'ultimo mi disse: "Ma sei sicuro che non vuoi una chitarra?" Sono entrato negli Sweepers, che furono il mio primo gruppo vero nel 98, ed erano un gruppo che c'aveva gli elementi grunge, elementi britpop, elementi anni 70, e con loro realizzammo due dischi nel 98 e nel 2010 e facemmo un sacco di concerti. Contemporaneamente a queste attività con gli Sweepers, nel 2007 cominciai a suonare anche negli Illuminati, che erano un gruppo fortissimo perché era un gruppo che riproponeva le messe beat degli anni 60. Prima che il rock cominciasse a dominare il mondo e la mente dei ragazzi degli anni 50 e 60, c'era il jazz, che veniva suonato prevalentemente col contrabbasso, che sicuramente avremo visto tutti, questo oggetto grande, verticale, acustico, che si sente proprio grazie alla grande cassa di risonanza che ha. E fu giustamente un'intuizione di Leo Fender nel 51 di rimpicciolire questo contrabbasso, di metterlo in orizzontale in modo che un musicista potesse suonarlo tenendolo a tracolla e di mettergli i tasti, perché il contrabbasso era fretless, cioè nel senso in qualunque posizione mettevi il dito ti dava una diversa nota, una diversa frazione di semitono, insomma. Invece il basso inventato da Fender aveva i tasti in modo che ogni nota fosse esattamente una nota precisa, per quello il basso si chiamava Fender Precision. Sono cominciati ad uscire i primi bassi a 5 corde che davano l'opportunità di avere una corda più bassa del Mi, che è la corda più bassa del basso a 4 corde, che era un Si, e addirittura il basso a 6 corde che aggiungeva una corda più alta, che era un Do, che permetteva quindi ai bassisti di poter anche armonizzare con i chitarristi, eccetera, eccetera. Ci sono varie scuole di pensiero sullo stile su come suonare il basso, perché c'è chi lo suona a dita, cioè con i polpastrelli, e chi usa un plettro, come fanno i chitarristi. E
E anche lì dipende dallo stile che uno ha, perché per il rock, a seconda anche se c'è un batterista che picchia molto e devi stare sulla cassa a una certa velocità, il basso suonato col plettro ti permette di essere sempre preciso sul battere insieme alla cassa della batteria. Mentre il basso suonato a dita, sicuramente il bassista ha un contatto più corporeo col basso, cioè col dito vai direttamente sulle corde. Però io ho sempre preferito suonare con il plettro perché mi dà più precisione, soprattutto sui pezzi veloci. I primi bassisti di riferimento che ho ascoltato sono Paul McCartney per i Beatles, che aveva tutto un suo stile melodico che non c'era prima di allora, per cui ascoltando il basso di Penny Lane o Something di George Harrison, soltanto su quello si può vedere, insomma, il suo genio, anche solo come bassista. John Entwistle degli Who era un altro fenomeno. John Paul Jones e le Zeppelin era un altro che sapeva coniugare il rock pesante, perché John Bonham era un batterista micidiale, e le cose melodiche di Jimmy Page. Faso di Elio e Sorridese è un altro che ha ascoltato con attenzione, un'invenzione continua sullo strumento. Secondo me il basso si può considerare il vero strumento solista, perché mentre la chitarra, la tromba devono aspettare il loro momento per farsi sentire mentre fanno una sola una cosa, il basso per tutta la canzone, dall'inizio alla fine, può essere libero di inventare, di non suonare sempre la stessa cosa due volte, nello stesso punto. Ho scelto questo brano perché secondo me è uno dei brani di punta dell'ultimo disco di Sterbus realizzato un anno e mezzo fa, disco che si chiama Real Estate Fake Inverno, che è un doppio disco, che un disco è più Real Estate, più allegro, più estivo, e Fake Inverno un po' più autunnale, più pastorale. E la canzone si chiama On Planet Gone, è una ballata pianistica che poi prende delle evoluzioni particolari con un solo di flauto traverso e un finale un po' alla Robert Wyatt. Ed è una delle canzoni a cui tengo di più del disco e penso che sia proprio un bel pezzo da ascoltare nel video. Ci siamo anche noi quando abbiamo suonato dal vivo a Londra per presentare il disco, che è stata una delle esperienze più belle di Sterbus.